ragazze, mentre preparavo il tutorial per domani, per domenica mattina, ha suonato il corriere e c'è un nuovo acquisto per il corso del 17 novembre, perché sarà un corso che si cuce anche a macchina. Quindi ne ho acquistata una nuova. Ragazze, non so cosa ho acquistato, cioè, nel senso che non è una marca conosciuta, però penso che per il corso possa andare bene, perché porterò le mie macchine, però diciamo, il numero degli iscritti al corso sono, insomma, abbastanza, da dover aggiungere una macchina in più. E adesso la scartiamo insieme. Eccola qua. Speriamo di, insomma, per una macchina così provvisoria, cioè no provvisoria, ecco, per l'evento. Ecco qua. Ah, già l'ho aperta sotto sopra. Aspettate. Non essendoci le frecce, ragazzi, che ne sapevo? Allora, vediamo un po'. Speriamo bene. Allora, questa l'ho pagata 179 euro. È una macchina elettronica. Certo, io non l'ho mai provata, è una marca che non si sa che marca è, però vediamo. È elettronica, perché magari vengono delle amiche che non hanno la dimestichezza con la macchina da cucire, quindi l'elettronica, io ho pensato, posso regolare la velocità, quindi garantire anche alle amiche apette che non hanno, diciamo, tanta dimestichezza con la macchina da cucire, perché porterò anche la mia meccanica. Vediamo, comunque guardate, è già, c'è un libretto di istruzioni, niente male. Cioè, bello cicciottoso. Ci sarà in varie lingue. Eccolo qua. Ora facciamo anche una prova, eh. È leggerissima. No, vabbè, c'è anche il copri macchina, quello tessuto non tessuto, ma tanto noi ce li cuciamo da sole, però intanto hanno pensato anche al, diciamo, al copri macchina. Vediamo, allora. Allora, come ragazze, come robustezza qui proprio non ci siamo, nel senso che è una macchina molto molto leggera. Allora, vediamo un attimo. Guardate, la tiro su con una mano in facilità. Allora, ha tutti i sigilli che adesso andiamo a togliere. Come imballo, mi piace. Vediamo in dotazione, ragazzi, cosa c'è. Allora, i punti in realtà, ragazzi, sono bei punti, eh. Ah, c'ha anche, non me lo ricordavo, c'è anche l'alfabeto. Vi faccio un'inquadratura.
così potete fare uno screenshot e magari curiosare. Poi vi metto il link. C'ha la levetta per chi vuole fare il free motion rammendo per abbassare le griffe. Poi ha il pedale. Io dico pedale così ci capiamo subito, che vado ad inserire, perché la proviamo un attimo. Diciamo che è una macchina simile alla Bernette, più leggera. Però io credo che per chi inizia si può anche fare. Però vediamo adesso, ragazze, un attimino, e poi nel tempo quanto dura. Speriamo almeno 2 corsi di farceli. Allora, ma perché io ho le mie macchine? Porterò anche la Brother, quindi potrete vedere la differenza, ragazze. Allora, accende, si accende già. Dice già. Ah, vediamo nel corredino. Allora, il cassetto come si sfila? Caduta la scatola, eh. Vediamo un po'. C'ho paura di sforzare. Aspettiamo, ci abbiamo qua, che prima di spingere, essendo una plastica leggera, fatemi vedere un attimo. Allora, si sfila. La mia intuizione era andata giusta, però vedete, ci vuole un po' di forzetta e allora non volevo esagerare. Allora, dentro cosa? Oh, c'è anche la prova. Quindi c'è. Ah, i cagnolini non ce li avevo. Vediamo un po' che ci sono qua. No, ma qui c'è. Ah, sì, c'è. C'è il coccodrillo, la papera, il cane e la macchina. Poi ci sono i cuori. E vari disegni, eccoli qua. È già stata testata, quindi almeno si spera. Vediamo, allora. Ah, ci sono tre aghi e l'ago doppio. Poi c'è il piedino della cerniera. Il cacciavite, che io me li perdo tutti, i feltrini per i rocchetti, sopragitto, altra chiavetta, bottone, per attaccare i bottoni, 3 spolette. Asola automatica, poi poi pennellino per la pulizia e scusi, apri asole, scusi, scusino, eccolo qua. E poi questo è perché qui sopra già intravedo l'asticina per mettere il filo, vedete? Poi c'è un foro dove noi possiamo andare a mettere quest'altro, per quando si cuce con il doppio ago. Allora, rimettiamo tutto in ordine. C'è una spoletta, già è montata, già sta dentro, quindi in realtà le spolette sono 4.
Allora, giusto per quando uno deve andare a fare le cuciture ai pantaloni e quant'altro, c'è l'infilago. Che no, mo lo proviamo subito. Allora, vediamo. Prendo il filo dalla mia biocomitina e lo mettiamo di qua. Quindi, allora, uno. Allora, infilago, vediamo se funziona pure l'infilago. Ecco qua. E adesso facciamo la prova. Sotto c'è una spoletta rosa. Sopra abbiamo messo il filo bianco. Allora, cucitura. Allora, 0 è la cucitura dritta. E già ci siamo. Quindi lunghezza punto la mettiamo a 3. Ah, devo mettere con il pedale, proviamo qua. Mo dicevo, perché non mi parte? Anche silenziosa, ragazze. Vediamo il punto. Punto va bene. Mettiamo la tensione a 3. Ragazze, è veramente delicata anche la manovella questa qui della tensione. Vi voglio far vedere. È una rotella veramente plastichina plastichina. Certo, uno ci deve fare molta, molta attenzione. Allora, vediamo il punto. Facciamo il punto festone. Allora, punto festone, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Uè, uè Mari. Allora, 21. Bisogna andare mentre la Bernette c'ha i numeri, quindi scrivi 21 e vai subito. Qui devi schiacciare fino ad arrivare al 21. Poi lunghezza 2 e mezzo, mettiamo 3, larghezza 7, mettiamo un bel 5. Proviamo. Bel punto festone. Poi questo, ragazzi, noi lo possiamo andare a gestire, eh? Per esempio, facciamo largo lunghezza 2 e mezzo, largo facciamo 3 e mezzo. Ecco qua, questo era quello di prima e questo quello che ho fatto adesso. Allora, insomma, ragazze, per diciamo l'evento va bene. Per quanto riguarda, aspettate che mi si è sfilata, ma perché adesso vi faccio vedere. Allora, in realtà qui c'è il gancio per fare la spoletta. Io ci ho intruppato con il filo e me l'ha tagliato. Qui c'è una lama che io non conoscevo. Allora, ragazzi, qui c'è una lama potentissima.
molto molto interessanti. Però il filo, ecco, il rocchetto lo devo mettere in avanti in modo tale che non mi taglia il filo. Comunque, adesso noi andiamo a ricaricare. Ecco qua. Quindi, le macchine tanto più o meno si caricano tutte nella stessa maniera. Infatti, avete visto che non c'è stato bisogno di andare a vedere. L'infilago è un po' antipatichello, secondo me. Si infila, però sembra tutto molto delicato, ve lo devo dire proprio, cioè quando si va ad acquistare una macchina forse è meglio spenderci due soldini di più, però non tutte le tasche sono uguali, ragazzi, quindi allora vediamo un attimo, facciamo una scritta, ci divertiamo un secondo. Solo che qui, ma io mo qui i comandi non li so però. Vediamo, eh. Allora, vediamo qua. La cucitura iniziale, tanto abbiamo visto che funziona. Allora, vediamo, vediamo. Ah. Niente ragazzi, ho guardato anche il libretto. Questa macchina non c'ha il comando per la memorizzazione delle varie lettere, mentre la Bernettina ce l'ha, questa non ce l'ha, quindi bisogna fare una lettera per volta. Io adesso vi faccio, avevo fatto intanto la prima, però adesso vediamo una dietro l'altra e quindi riparto con la E. Però lo mando in velocità, giusto per farvi vedere poi come scrive. Allora. Ecco qui ragazze, scrive in questo modo. Ho fatto anche due cuoricini perché in realtà i cuoricini vanno, quindi fa proprio la cucitura, mentre con la Bernettina potete scegliere di fare un cuoricino solo. Ecco qua. Beh, come scritta, diciamo, non è male, ma insomma, io ho la ricamatrice, quindi le scritte no, in realtà non ho mai usato neanche questa della Bernettina, eh. Io devo essere sincera. Giusto, ho fatto un tutorial perché mi era stato chiesto, ma io non le uso. Quindi non è una cosa che ci interessa, insomma. Cioè, perlomeno a me non mi interessa. L'unica cosa, subito la mia impressione di questa macchina che è molto molto leggera. Adesso vedremo con il tempo, magari la userò un pochino io, così me la porto al piano di sotto che magari ci faccio qualche cucitura. Ecco, ho pulito, diciamo, qui ai cuori non si può togliere perché questa è una cornicetta e quindi cammina l'ago qui in orizzontale, poi fa la forma del cuore, ricammina sempre con cucitura, non salta con il filo da una lettera all'altra. Quindi questa la righetta sotto ve la tenete così com'è. Vi ricordo che nell'altra macchina, la Bernettina, io adesso vi faccio un esempio, aveva il cuore specchiato, mentre qui ce l'ha diciamo in memoria. Quindi abbiamo, per esempio, per il cuore, ha il cuore sia a destra che a sinistra, mentre il cagnolino, la macchina, no. Vi dico subito, una, due, tre. Ah, questo è interessante. Fatemelo un po' provare. Che mi sa che sulla Bernettina non ce l'ho. Vediamo un po', 72. Ecco, ho preso il filo. Mi gusta.
questa mi gusta. Voi direte, ma a noi che ce frega? Oh, raga, per me è arrivato un giocattolo nuovo, eh. Guardate che carino, pensate un po' a dorato. Mi piace. Per curiosità, voglio vedere se la Bernettina ce l'ha. Perché la Bernettina pure ce n'ha tantini, eh. A parte io, c'ho le altre pure. Allora, la Bernettina non ce l'ha. Vedi, vedi, vedi. La Bernettina c'ha i cuori, la corona, le casette, qualche fiore. Questa ha più decori, in realtà. La macchinetta. Io poi sono ciecata, sto piedino mica ho capito. Ah, eccolo il taglio, perché sennò io vado sempre in avanti. Beh. Ragazzi, la vista è assai un problema grosso, ma proprio grosso. Volevo prendere un pezzo di pannolenci che si vede di più. In realtà. Allora, vediamo sta macchinetta che è il numero 86. Vediamo un po'. Allora. Ecco, carina. Oddio, mo sul pannolenci pensavo che si vedeva meglio, ma no, è carina. Molto interessante, molto. Allora, facciamo anche. Sono curiosa, 66. Quando cambiate anche sulle altre macchine, qualsiasi sia la marca, quando cambiate mettete lo zig zag, anche le meccaniche. L'ago deve stare sempre in su, mi raccomando, perché vanno fuori, fuori asse. Carino, carino, ci piace. Sono tutti palloncini. Molto carino. Molto, molto. Dice Lisa, con tutti i tessuti che c'hai, ci stai a far rosicà che non ne prendi un altro. Lo so. Provo un altro e poi chiudiamo. Allora, vediamo un po'. Il 28. Che questo qua pure, ragazze, per le applicazioni è un punto che a me piace. 27-28. Vediamo un po'. Adesso mi devo fare l'occhio con questo piedino, non so dove vado a parare, però noi partiamo e poi. Fichissimo, fichissimo. Guardate che bello. Non so se lo metto a fuoco. È come una serpentina. Io non ci vedo da qui e lì. Però per alcune applicazioni è un punto carino.
Poi vi metto la foto, ragazzi, alla fine di questo video vi metto la foto qui di tutti i punti, così vi divertite a dare un'occhiata. Niente, io mo proseguo perché mi sta a gustare, come quando arriva un giocattolo nuovo. E beh, io adesso mo me la giostro un po', sto tutta stortignacola. Ok ragazzi, e niente, questa ce la prepariamo per il corso. Vi ricordo il corso il 17 di novembre a Terni, quindi chiamate Valentina perché ci sarà un progetto veramente delizioso, c'è da cucire, incollare, insomma, cucire anche un po' a mano, quindi ci divertiremo tantissimo. C'è il buffet, risate e quant'altro, va bene? Delle piccole sorprese durante la giornata, quindi chi ancora non l'ha fatto, chiami Valentina per prenotare. Vi ricordo che comunque l'entrata è gratuita per chi non vuole fare il corso, va bene? Quindi potete andare tranquillamente tra i tessuti, merletti, ci possiamo prendere un caffè insieme, ma chi invece vuole cucire, vuole stare insomma qualche ora insieme a me e le altre apette, dovete confermare a Valentina e troverete anche questo, così vi fate due risate, va bene? Allora ragazze, io adesso vi saluto, vi strizzo tutte in un forte abbraccio, vi do appuntamento a prestissimo, anzi a domani mattina con il nuovo tutorial, perché adesso devo smettere di giocare con questo e vi finisco il tutorial. E non vi dimenticate mai che vi lovo, ma io vi lovo veramente, ma lovo le mie apette, le apette lovo, va bene? Ciao ragazze, a prestissimo.